Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Gagarin ci ha invitato tutti nello spazio. Ha mostrato la strada verso le stelle. Ha aperto un nuovo capitolo nella storia dell'umanità. Yuri Alexievich Gagarin nacque in una semplicissima famiglia contadina. I suoi genitori lavoravano in una fattoria collettiva e avevano 4 figli. Durante la Seconda Guerra Mondiale avvenne un fatto che Yuri ricordava spesso. Un caccia sovietico venne abbattuto sopra il loro villaggio occupato e Yuri e altri ragazzi soccorsero il pilota e lo nascosero ai nazisti, fino a quando un amico lo prese a bordo di un altro aereo. Questo episodio lo influenzò profondamente e da allora ha sempre desiderato diventare un pilota. Era affascinato da nuovi macchinari e strumenti e fece di tutto per realizzare il suo sogno. Così iniziò l'addestramento come pilota in una scuola dell'aeronautica militare e si laureò con merito. Yuri e io avevamo la fama di essere piloti piuttosto sopra le righe. Durante alcune lezioni giocavamo a battaglia navale. Di certo eravamo molto simili come carattere. Anche adesso, quando chiudo gli occhi, riesco a vedere la sua faccia, così russa, così luminosa, i suoi capelli castano chiari, i suoi grandi occhi azzurri, e il sorriso, quel sorriso sempre stampato sulla faccia. Quando era a casa, mio padre era lo stesso uomo semplice, affascinante, gentile e allegro che tutti conoscevano. Ogni volta che aveva tempo lo passava con noi, ci leggeva dei libri, ci aiutava con i compiti. Gli piaceva portarci in ogni tipo di viaggio. Insomma, era talmente pieno di voglia di fare che gli riusciva difficile restare a casa. È chiaro che era la fase della contrapposizione, la sfida tra i due blocchi, e l'Unione Sovietica cercava di mostrare al mondo i suoi successi tecnici e politici. Fino a quel momento solo cani e scimpanzé erano stati nello spazio. Era necessario lanciare un uomo per dimostrare che una persona poteva restare in orbita per un po' e poi tornare sana e salva sulla Terra. Fui molto fortunato a far parte del gruppo che progettò la navicella Vostok. Non erano solo importanti ingegneri e scienziati, erano dei veri idealisti, convinti che il loro obiettivo finale fosse l'esplorazione da parte dell'uomo dello spazio e dei pianeti, ed erano ansiosi di muoversi in quella direzione. Il cosmonauta era selezionato fra tantissimi volontari, 3500 credo, tutti piloti militari.
I primi 20 passavano l'addestramento iniziale, poi venivano selezionati in 6 per la prima divisione e infine uno soltanto, Yuri Gagarin, è stato scelto per effettuare il primo volo nello spazio. È come far indossare un abito a un uomo e chiuderlo in una fornace dicendogli: non avere paura, l'abito ti proteggerà. Ma la verità è che nessuno sa per certo se ti proteggerà o no. E allora successe la stessa cosa. Non temere, andrà tutto bene. Non sappiamo esattamente come sarà, ma ce lo dirai al tuo ritorno. È un fatto risaputo, il volo durò 108 minuti, 9 minuti per l'ingresso nell'orbita e poi un giro orbitale intorno alla Terra. Dall'alto dei traguardi della scienza moderna non sembra poi molto un solo giro. Oggi si resta per mesi sulla stazione orbitante. Ma era la prima volta che un uomo volava nello spazio e la grandezza di Gagarin sta in questo. Doveva semplicemente parlare alla radio, testare alcuni cibi, fece il primo pasto nello spazio. L'obiettivo era capire se un uomo può sentire e agire normalmente in assenza di gravità. Non era previsto che pilotasse la navicella, anche se disponeva di tutti i comandi per eseguire manualmente discese e atterraggio, nel caso in cui il pilota automatico fosse inutilizzabile. Dappertutto l'entusiasmo era davvero alle stelle. Nell'ufficio design abbiamo festeggiato questo felice avvenimento in grande stile. Uscì nel centro di Mosca e trovai tantissima gente in strada, tutti che ballavano, cantavano, ridevano. Ho chiesto: cosa festeggiate? E una ragazza mi ha risposto: dove sei stato tutto questo tempo? Gagarin è tornato dallo spazio. Solo allora ho capito la portata di quel che era successo. Fino a quel momento non mi era sembrato straordinario. Per noi era soltanto lavoro. Dopo quel volo mio padre divenne più serio, più formale in contesti ufficiali, ma in situazioni non ufficiali era sempre molto amichevole e felice di rispondere alle domande di tutti. Devo ammettere che mi sento anche un po' in imbarazzo davanti ai miei amici quando dico che il mio volo è durato solo 1 ora e 48 minuti. Ma ovviamente è stato solo l'inizio, solo la prima esplorazione dello spazio. Durante il mio volo, Yuri mi seguiva e mi aiutava. Quando si bloccò il sistema di atterraggio automatico, fu Yuri Gagarin a chiamarci e a dirci: siete autorizzati a utilizzare i comandi manuali, sapete come fare. Beh, per lui era facile dirlo, ma nessuno lo aveva mai fatto prima. Gagarin era impaziente di volare ancora. Si stava allenando per pilotare una delle prime navicelle Soyuz. Voleva essere lui a testarla. E penso che se avesse avuto un destino diverso, avrebbe effettuato molti altri voli. Gagarin, dopo il primo volo,
Come tutti i cosmonauti, Gagarin sognava di fare altri voli nello spazio dopo il suo ritorno. Si allenava per questo e l'addestramento includeva il pilotaggio di caccia da combattimento. Ci sono versioni differenti di quel che accadde durante quel volo di addestramento. Una è che Gagarin e il suo copilota urtarono la scia di un jet supersonico e il loro aereo andò fuori controllo. Oppure potrebbero non aver valutato correttamente la loro altitudine. L'aereo si schiantò al suolo e morirono. Pensavamo che si fosse lanciato. Lo abbiamo cercato tutta la notte, senza risultato. Solo al mattino trovammo i frammenti. E quando ho visto la voglia sulla sua pelle, ho detto, inutile cercare ancora, lo conosco. Ci furono delle accuse, naturalmente. Perché al primo cosmonauta era stato permesso di assumere rischi come quello? Ma, come dissero, le aquile hanno bisogno di volare. È stato uno di quei pionieri che hanno aperto un mondo nuovo per l'umanità. È stato un esempio in quell'epoca storica, un modello per i suoi tempi. Двигатели выходят на режим предварительного.